la signora Lella che mi ospita in questa sua trattoria che è all'Isola Tiberina, un posto incantato che tutti conoscono, io spero. È la sorella di Aldo Fabrizi ed anche se lui lo non vuole ammettere, cucina meglio di lui. Almeno 3 volte al giorno, come vogliamo chiamare, i pellegrini, i turisti, fanno la fotografia davanti all'insegna. È diventato come il Colosseo. Piazza Venezia, Colosseo, San Pietro, Sora Lella. Io non parto. Cosa? Non parte? E se viene davanti non lo voglio, perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe. Io le devo stenni. E togliamo il sedile. Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ci vuole? Ma che stai a scherzare? Leghiamo il sedile e femmola contenta. Mannaggia, mo basta, sempre io con sto problema di ste gambe. Io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli toglierei quelle gambe. Che film hai fatto? Sì, ho fatto... Costoro dice non fatti 3. La mia signora, scusi le favorevole il contrario, una vita difficile, poi ho fatto i prepotenti più di prima, i tartassati, Totò Fabrizi giovani oggi con mio fratello. Che dice Aldo di voi? Beh, contento. Sai. Mia madre il primo approccio l'ha avuto intorno al 1957, quando Monicelli cercava delle 3 donne che potessero fare le madri adottive di Renato Salvadori, che era cresciuto in orfanotrofio. E allora Monicelli, parlando con mio zio, gli sto cercando 3 donne così così grosse. Allora mio zio disse: prova a vedere se ti va bene mia sorella. Fammi di vedere come ti sei sciupato. Ma no, ma che amore di mamma, come ti sei sciupato. E amo chi ti vede, ciao mamma. Totò e mio zio ebbero un incidente di caccia, sono andati a sbattere con la motocicletta, mi ricordo, e stavano all'ospedale e lei doveva fare la puntura. E quella scena non riuscivano a concluderla perché sia Totò che mio zio nel mezzo della scena sbottavano a ridere. E mia madre, pesante come era, non ce la faceva più. Ma stia tranquillo che qui non succede niente, sa? Mi faccio da sola, non mi è successo mai niente. Capirai, dove la trova la vena lì? Certo, ci vuole un ago da materassare. Ma scusi, la prego, come si permette? No, dato che lei è una falsa... Ma che stiamo facendo qua? Io me devo fare dietro là, me la faccio. No. E allora se ne vada dietro il paravento. Sì, mi faccia la... Oddio, signore! I giovani d'oggi, sì, anche lì c'era questa disputa per chi dovesse pagare il conto. E allora, nel quel caso, avevano fatto un pranzo. In quel caso chiamarono mia madre a fare la parte della ristoratrice, a quale ce l'ha battuta. Cioè, a chi spetta pagare il pranzo? Al padre della sposa o al padre dello sposo? Scusi signora, dica. Quando lei si è fidanzata, il pranzo di fidanzamento da chi è stato pagato? Da mio padre. Vede? Ma come non tocca al padre del fidanzato? Sì, tocca al padre del fidanzato, ma il fidanzato mio era orfano di guerra. Oh, lo vede, è vivo, ha visto? Suor Paolona. E poi gli ha fatto fare queste parti da suora, da suorona. Scusi, madre. Sorella, ma che dice il professore sulla mia salute? L'esame emocromo citrometrico con forma leucocitaria è positivo? Sei medico tu? No. E allora i malati non devono sapere mai niente? Chiaramente, prima di chiamarla, venivano sempre a cena o a pranzo per vederla. Perché anche lei recitava anche con i clienti. Perché qui la sera, quando era tutto pieno, quando avevano mangiato, si metteva lì, cominciava a dire cose, e tutti a ridere, battevano. Era una recita continua. Comandiamo, sorella. Come antichi, che mangiava le cocce e buttavano i fighi. Che c'è di buono? C'è un brodino che fa risuscitare i morti. Brava, me ne dia una bella tazzetta che mi tira su. Mettagliece dentro pure un ovetto. Sì, anche un ovetto, mi piace, ho una gran fame stasera. E poi Sordi stava girando, scusi, lei è favorevole o contrario, e fecero una scena qui nel locale. Mio zio chiamò mia madre appunto per fare la parte della moglie, ci eravamo tanto amati dietro le scuola. Tra l'altro, siccome c'era una somiglianza, a mio zio gli rifecero anche il naso. Zitti tutti per piacere, eh? Elide, vieni qui. Adesso la mia figlia vi declamerà una bella poesia. L'ha fatta tutta da sé. L'ha dedicata al padre, che poi sarebbe mio marito. E Claudio Villa aveva aperto una radio privata importantissima. Da sto locale bello e rinomato, se siamo riuniti tra amiconi,
tra vino puntarelle e piatti buoni, che a sta cucina tanto lustro ha dato. Siccome noi eravamo molto amici con Claudio, lui veniva spesso qui a mangiare la sera con tutti i collaboratori, con gli speaker, con gli addetti ai lavori. E parlando con il direttore artistico Fausto Nataletti, disse: io quasi quasi farei fare una cosa a tua madre. Allora dico, beh, non so, domanda, cioè, sorella, lei, ma vi piacerebbe parlare a radio? E che devo fare? Parlate, raccontate cose tutti i giorni, prendete telefonate, parlate con le massaie che vanno a fare la spesa. Voi dovete stare attenta che quando vi ha di peperoni, non so a tre punte, perché tanto orte possono pizzicare. No, non pizzicare. Quando che uno fa un piatto preparato, che pizzica, buttiamo tutto. È no, vero, no, signora? No, ci si beve più vino, ci si beve più vino. Ma il vino no, sono smelati, sono dolci. Sono dolci, dolci. Ma quanto sono buoni, t'ho detto. Ti ricordi quando ci siamo incontrati? Una mattina stavo a Pier Caffè a un bar lì a Via dei Pettinari e il barista mi dice, il padrone mi dice, sorella, che prendete? E mi sento un ragazzo che mi dice, ma che se voi siete la sorella? Dico, sì, io sono la sorella. Io sono Carlo Verdone. Sei Carlo Verdone? Sì, sì, tanto piacere. E te, dissi pure, vi chiamerò per il prossimo film, tu hai fatto? Sì, me coglioni, tu così. Io gli dico, ma tutti così dicono. Me coglioni, mi ha risposto. Dico, poi non ti chiamano nessuno. Dico, ma davvero mi chiami? Allora dico, già che mi chiami, scrivimi una bella parte. Oddio, oddio, per carità, sta buono! Che? Oddio! Oh! Oddio, sta buono! Non me lo faccio sotto! Fammela la mano! Fammela le mani! Fammela le mani! Alza la gamba! Alza il sedere! La gamba lo fa addosso! Alza lei! Alza! Oh! Ho fatto. No! Vengo colone che sei! Ma che te ne che sto così, se credita che te la faccio tutto! Mario, grande personaggio, grande amico. Tanto per cominciare, la posizione. Se gliela fai sulla chiappa destra, gli devi far sa pure la gamba destra. Se no, te far muscolo, te sencista. E se gonfia la chiappa? Che gli succede la chiappa? Ah, signore, gli fa il bozzo. Gli diventa come la susina, così. Andiamo bene, proprio bene. Lui mi chiamava Anfami. Allora io uscivo fuori, capivo che era lui. Tirava, si era fatta la macchina nuova, tira su e giù il vetro elettrico. Te devi fare questa. Scusi, guardi che se gli sta raccontando la storia in camionista che hanno arrestato per colpa mia, non gli dia retta, eh? Capito? Perché la colpa è sua, che fa amicizia con tutti, cani, porci, ladri, tutti! Non gli sto a raccontare del camionista, io sto a dire che razza di nipote che c'ho, grande, grosso e fregnoni, che scambia la sorca per un par di mutanni! Chi è il miglior regista col quale avete lavorato? Dite la verità! Dite la verità, eh! Non scherzare! E no, è Carlo Verdoni! Oh. Loro quando giravano le scene, faceva la prima, la seconda, tre. Vabbè, la seconda è buona. Allora mia madre diceva, che ne facciamo una così a braccio come ci viene? Vabbè, facciamo un'altra così come ci viene. La facevano, cioè, Carlo diceva, stampiamo questa. A volte quando facevamo i primi piani mi toccava mettermi il copione così, perché io non lo potevo guardare sul viso, per quanto mi veniva da ridere, una cosa, guardi, una cosa che non potete scrivere. Pronto? Ma guardo se è rientrato. Come? Mo guardo? L'ho detto a romanesco. Aspetta, parla educata. Adesso guardo se è rientrato. Sto fio de una mignotta. Ma che figura mi fa? Ah, mi è scappata. Tra l'altro con Acqua e Sapone ci ha vinto il Davide di Donatello, attrice non protagonista. Mentre io facevo così e ballavamo, no? Quei dita gli solleticavo le cosce. Ah, sapete che brividi. E che amano tanto facevo su e giù, come un ascensore. Ma guarda tu che sala avete! Vergognate, vezzozzi! Stavamo a fare una prova. Stavamo a scherzare. Ma non so mica tanto, eh? Dopo ha fatto questi filmetti così con Pierino, Alvaro Vitali e Giorgio Ariani, dove è diventata la nonna di Pierino. Se continui così non arriverai alla mia età. Guarda a me, non bevo, non fumo, non faccio l'amore e a momenti festeggio i 70 anni. Oh nonna, ma se non bevi, non fumi e non scopi, che cazzo festeggi? La sorella, tacci ostra. Mamma!
loghe! L'osso sacro! Le sessari in pane alla matriciana, loghe! Mamma mia! Oddio! Oddio, sta a fare sforzi e stomaco! Mi viene da rimettere, loghe! Uno dentro! Mamma mia, Davide! Il trucco durava un'ora e tre quarti. Avevo dei rotoli di gomma piuma per fare queste gambe, gomma piuma qua, tutta una roba di, come si chiama, di silicone, tanaplastica. Allora, questa è l'agenda della Sora Lella del 93, no, con tutte le ricette già belle e pronte. Funziona! Ti faccio un esempio, no? Per esempio, qui che ci abbiamo? 7 martedì 7 gennaio, gli fai? Bucatini già belli e pronti, poi che te posso dire, il 16, pasta e fagioli. La sorella era un personaggio che molto popolare, che da un giorno all'altro divenne una opinionista al Costanzo Show. Non si magna più a te da se morimo, se no te da magna tanto. Quindi non poteva che essere un nostro bersaglio all'epoca di Avanzi. Colleghiamoci con il Parlamento. Dove c'è il Parlamento, buoni quelli, Leo. È più pulito c'è la rogna. Ci siamo visti poi una volta vis-à-vis da Magalli. La vera... E che io sono così come no. Te, brutto, un po' in culo. Te... No, ma te che sei? Sotto gli applausi si sentì starotto un culo. E ce l'aveva con me. Dammi quel padocco. Questo? Sì. Mi costa una cifra, Danelli, questa pace con la sorella. Tuo padocco, dai. Ecco, personale, però sta ripetendo qualche cosa, insomma, lo sta pagando, Fassa di questa imitazione, la stai pagando. Oggi mi rubano questa. Si è beccata l'anello. Guardava, dice, bello questo. E se lo metteva. Ma fai vedere qua l'anello, ma fai vedere. Alla fine c'avevo 12 anelli, sono rimasti 3, perché quei 3 gli piaceva. È piata tutta. Sta ridiventando la sorella. Io! Fassa di c'è, aiuto. Ciao! Che? Vi saluto! Dove vai? C'è un'urgenza, rivederci! Andiamo dopo! Che è successo? Ciao! Ritorna, va bene! Guarda che a me non mi ritorna! Ritorna! Hai capito? Sono io quello che hai ido! Guarda che a me non mi scappa niente, sto tutta bene! Personaggio al quale sono legato tantissimo, perché faceva ridere, cioè la Sorella proprio è uno dei personaggi venuti bene. A me il pollo mi piace fatta alla romana, fatto con i peperoni, e se il Napoleone veniva a Roma, il Napoleone mangiava il pollo che gli facevo io, sta tranquillo, mo te faccio vedere come lo faccio. Non si arrabbi. No, che c'entra, ma l'abbio sì, mi dice il pollo alla marenga, ma chi lo conosce sto pollo alla marenga? Ma non mica offeso lei, né i polli di casa nostra. No, ma lei ha offeso Roma, perché a Roma si mangia così.